Anche Arezzo ha celebrato il 72esimo anniversario della liberazione nazionale. Questa data noi celebriamo la ritrovata libertà di un popolo da un'oppressione e dalla dittatura. Questi valori e questi principi dobbiamo trasmetterli e dobbiamo ricordarci tutti noi che se oggi viviamo in un paese libero e democratico è grazie al sacrificio di tanti giovani uomini e donne. La cerimonia ha preso avvio come consuetudine dal parcheggio Pietri con l'omaggio ai cipili e lapidi al monumento che ricorda i 792 caduti del comune di Arezzo. Il corteo si è poi spostato alla chiesa di San Bernardo per il rito religioso. Altro momento solenne al sacrario dei caduti di via dell'Anfiteatro con la deposizione delle corone d'alloro. La cerimonia si è poi conclusa in piazza Poggio del Sole con l'alzabandiera e la deposizione di corone d'alloro al monumento alla Resistenza. I valori di libertà, di democrazia, di coesione sociale non possono non essere ricordati in un giorno come questo e l'auspicio è che questi valori guida lo siano non soltanto per gli italiani ma lo siano anche per i popoli europei. Ci sono forti tensioni in Europa, forze centrifughe che hanno già portato l'Inghilterra all'uscita e porteranno forse, speriamo di no, la Francia su percorsi di tipo nazionalistico estremo. E quindi l'auspicio è proprio questo, che non si confonda il patriottismo con il nazionalismo. Il primo è legato all'amor di patria e alla voglia di migliorare il proprio paese, quindi è rivolto al futuro con gioia e con amore. Il secondo, il nazionalismo in senso stretto, è un sentimento negativo che si porta dietro un sentimento pessimo che è la paura. E governare con la paura nel cuore è pressoché impossibile, quindi l'auspicio è che anche grazie ai valori del 25 aprile anche in Europa si cominci a respirare un'aria un po' diversa e si pensi veramente che la nostra unità nazionale per noi, ma anche europea, sia un punto di grande forza per tutto il nostro continente. Commemorati nel giorno delle celebrazioni del 25 aprile anche tutti i soldati che hanno contribuito alla liberazione della città e della provincia di Arezzo e che riposano nel cimitero del Commonwealth di Indicatore. 6 anni fa noi di Libera Aperta venimmo qui in questo cimitero, eravamo assolutamente soli. Piano piano abbiamo costruito, poi si sono avvicinati i paracadutisti e abbiamo fatto una cerimonia sempre più grande, addirittura quest'anno sono venuti qui anche il presidente Vasai, il sindaco di Arezzo, il corpo con il gonfalene dei vigili urbani. Siamo felicissimi di questo perché noi vogliamo onorare tutti i morti della Resistenza.